Ciao a tutti, oggi faremo un mini tutorial per vedere come si fanno gli uramaki, ok? Cosa sono gli uramaki? È il sushi roll, ok? Con l'alga nori all'interno invece che all'esterno, ok? Adesso vi farò vedere in pochi passi come si fa. Allora, io ho già preparato il tonno, ok? Il salmone, i gamberi, l'avocado, qua non si vede qua, i semi di sesamo bianchi perché neri non ce li ho, ok? E una ciotola con acqua e aceto di riso, la mia stuoietta che mi accompagna da molto tempo in bambù, ok? Avvolta con il film, la pellicola per non sporcarla, ok? Allora, io ho già preparato i fogli di alga nori, ok? Questa è l'alga nori intera e questa è a metà, ok? L'ho tagliata a metà perché? Perché gli uramaki prevedono la metà, ok? Adesso andiamo a prepararla, ok? Cos'è che facciamo? Il primo passo è guardare la parte dritta e rovescio della nostra alga. La nostra alga presenta delle rigettature da una parte e liscia dall'altra. La parte liscia va sotto, ok? Così. Adesso, cosa importantissima che non ho detto, il riso che ho preparato ieri, avete visto le foto, ok? Il riso va preparato 24 ore prima, ok? Per avere, secondo la ricetta giapponese originale, è così. 24 ore prima si prepara il riso, ok? Ingredienti di riso: riso giapponese, esclusivamente di tipo giapponese, Kiko Piccolo, ok? Va lavato in acqua fredda più e più volte. Acqua per cucinarlo, acqua. Poi i rapporti ve li dirò più avanti. Riso, acqua e si mette a bollore, ok? Quando è cotto va messo qui dentro. Una tinozza in legno fatta apposta per questo tipo di riso, ok? E poi va aggiunto aceto di riso, zucchero e sale. Man mano che si aggiunge questi ingredienti si deve raffreddare subito, quindi sventolare mischiando il riso. Ok, andiamo a prendere il nostro riso, quindi bagniamo le nostre mani, ok? Bagniamo le mani con acqua e aceto, per non che il riso si attacchi alle mani, vedete? Ok, lo appoggiamo in questo modo, ok, così da avere il nostro riso, la nostra alga che sia ben coperta in tutti gli spazi, ok, così. Ok, la quantità la vediamo un po' a occhio perché comunque io ne ho fatti un po', comunque la quantità più o meno siamo su questa qua, una palla da 70-80 grammi, ok? Una volta che abbiamo coperto la nostra alga interamente, ok, in questo modo, ok, andiamo a lavarsi le mani, ok, in questo modo, prendere uno straccio e pulire le mani. Andiamo a prendere i nostri semi di sesamo per coprire a caso, ok, così. Ok, una volta che abbiamo questo, giriamo delicatamente la nostra alga e la mettiamo al contrario, così, ok? Cosa facciamo adesso? Adesso la posizioniamo, scusate, a un quarto della nostra stuoietta, ok? Iniziamo a mettere avocado. In questo modo, ok,
e il nostro salmone. Ecco qua. Questo è il nostro uramaki, ok? Adesso prendiamo la nostra stuoietta, ok? Avviciniamo qua, la prendiamo, le vedete? Ok, così. E iniziamo a piegare il nostro sushi facendo pressione e girando così, ok? Ok, verso l'esterno anche così si compatta, tutti gli ingredienti si compattano all'esterno, ok. Una volta che ce l'abbiamo così, lo giriamo, ok, e lo facciamo ben pressato, ok, ecco qua. Questo è il nostro uramaki. So che servirebbero il sesamo nero, che sarebbe un po' più bello, però non ce l'ho. Però voi potete aggiungerlo tranquillamente. Questo è il nostro uramaki, ok? Adesso andiamo a tagliarlo. A tagliarlo si può usare qualsiasi coltello ben affilato, mi raccomando. Però è consigliabile, scusate, lavo un po' le mani, è consigliabile un coltello giapponese, perché non per fare i fighi, però questo tipo di coltello è molto affilato e fa sì che si stacchi delicatamente dal nostro uramaki, ok? Uramaki, scusate. Ecco qua, adesso io. Perché faccio questo? Perché bagno la lama con, ok, il nostro aceto e vado a tagliare al centro del nostro uramaki, ok? Vedete? Questo è il nostro uramaki, ok? Lo facciamo in due parti e poi facciamo il nostro uramaki. E questo qua è il nostro uramaki roll. Ok, perfetto, eh? Che ne dite? Ok, ecco qua. Andiamo a fare un altro roll di uramaki, stavolta con il tonno. Quindi copriamo anche questa volta il nostro uramaki con il riso, ok? Tranquillamente così. Ecco qua. Mi raccomando negli angoli, ok, soprattutto ai bordi che deve essere pieno perché poi il nostro roll risulterebbe vuoto nei bordi e non andrebbe molto bene, ok? Ecco qua. Ok, prendiamo il nostro sacchettino di semi. Ecco qua. Ok. Proviamo a girarlo molto delicatamente. Ecco qua. Ok. Questo è il nostro uramaki roll. Prendiamo i nostri ingredienti, quindi sempre avocado, questo però lo tagliamo in due parti. Ok. Questo qua. E questo qua. Ok.
Questa volta lo facciamo con il tonno, quindi tonno. Mi raccomando, tutti gli ingredienti vanno prima congelati, ok? Quindi soprattutto il tonno e il salmone, prima di usarli vanno congelati in freezer, ok? Mi raccomando, almeno 24 ore, o anche 10-12 ore, ok? Basta che si congeli un po'. Ok? Adesso lo giriamo delicatamente, vedete come alla prima parte teniamo con le dita gli ingredienti, giriamo, ok, chiudete la prima parte, prendiamo la tenda, quindi la nostra stuoietta, e schiacciamo, ok, così man mano che si avanza con la stuoia noi premiamo, facciamo un po' di pressione, non tantissimo, e il nostro uramaki è pronto. Ecco qua. Ecco qua. Facciamo l'ultima. Ecco qua. Bello, eh? Ecco qua, aggiustiamo un po' i bordi, ok. Ecco qua, adesso andiamo a tagliarlo. Sempre con il nostro super coltello, metà, mi raccomando, a metà, poi fate le due metà, le congiungete e tagliate i vostri pezzi di roll. Ok, perché va bene questo coltello? Ecco qua i nostri uramaki. Perché questo coltello taglia molto, quindi non va a disfare, ok, il riso. Mi dà modo di lavorare bene. Adesso lo mettiamo dentro alla nostra vaschettina che poi vi mostrerò. Ok, ecco qua. Ecco qua. Ok, alla prossima.